Ciao Kazuo-san, o meglio K***o-san, sarò molto diretto, mi stai sulle p***e. Iniziamo benissimo. Fai tanto il gradasso su Brawl Stars reputandoti il più forte, quando in realtà fai c***o. Ma chi ha mai detto che sono il più forte? Se hai il coraggio, sfida me, che ti sfondo, anche se ho meno coppe di te. Sì, vabbè, voglio vedere come mi batti questo. Ma non penso che accetterai mai, perché sei uno youtuber fallito. Ciao, ciao. Cioè, questo qui mi ha provocato più dell'altro bambino. Io ovviamente da bravo pirla, quali sono? Gli ho scritto, vediamo cosa sai fare, e gli ho inviato il link di Brawl Stars. Oh, appena visualizzato! Io vi giuro che sono curioso, può essere anche che questo qui non c'è il coraggio e non mi invita. Intanto voi inserite il codice Kazu KZU nel negozio. Anche perché ci sono queste due offerte davvero super interessanti con un valore per 4. Ah, ma che vuol di schifo Kazuo-san? 13.000... No, ti prego non dirmi che è quel ragazzo. Ti prego non dirmi che è quel ragazzo. Cioè, seriamente si chiama schifo Kazuo-san questo qui? Ma stai scherzando? Tu saresti quello di Instagram e lui scrive tanti puntini. Beh, mi sa che forse si sta pentendo di avermi insultato. E ha scritto sì. Ah no, non si è pentito per niente. Che schifo stare nella stessa lobby. E io ovviamente gli ho scritto, ti sembra il caso di insultare in quel modo uno sconosciuto? Perché effettivamente non ci conosciamo manco. Sono diretto, non ti ho insultato, ti ho solo descritto. Ottimo. Ah, quindi se sono scarso su Brawl vuol dire che faccio schifo? Sta scrivendo da mezz'ora questo, che ok? Sì, per me sì, continua a scrivere. Credi di essere il sovrano di Brawl Stars, ma sei solo un nabbo a pedali. Ma perché continua ad insultarmi? Ma che gli ho fatto? Allora, io non voglio continuare a provocarlo, quindi gli scrivo, facciamo una duo. Meglio specificare bene, perché secondo me hai problemi anche di comprendonio. Beh, che termini articolati. Dai, su, facciamo sta due, stai zitto. Cioè, vi giuro che mi sto iniziando ad arrabbiare. Fai usare Colt a me che lo so usare bene. Ma a parte che con Colt c'ha pure meno trofei di me. Ho selezionato Bo e lui ovviamente mi scrive, sicuro di voler usare Bo? Non è che tu sia molto in grado. E io gli ho detto, ma stai zitto, cioè, ma gioca la partita e stai zitto. Eccoci qui nella battaglia con il mio hater numero uno. Vediamo come si... No, aspetta, ma vi immaginate che lui perde apposta, quindi gioca male solamente per farmi perdere i trofei? Cioè, secondo me lui goderebbe nel vedermi perdere trofei. Ma in ogni caso, si continua a farmare. Ma dove va? Ma perché non sta vicino a me? Intanto abbiamo raccolto già 4 power up e siamo 5 squadre rimanenti. Siamo solo all'inizio, ma se siamo in una duo dobbiamo stare vicini. Dove vai? Mi sto iniziando ad arrabbiare, te lo dico. Oh mio Dio, che cavolo. No, questa qui sicuro la perdiamo. Sono sicuro che la perdiamo, anche perché lui voleva usare Colt. È inutile che t'arrabbi. Dai, ma è bruttissimo leggere il nome schifo Kazuo-san, e tra l'altro è in squadra con me. Avevo visto che c'è qualcuno qui al centro della mappa. Perfetto, è stato che... Oh mio Dio, guardate quell'Edgar. Ha 11 power up. Ma state scherzando? Vabbè, scappa Kazu. Kazu scappa, perfetto. Abbiamo killato il carissimo Tony Stark nelle vesti di Belle. E in tutto ciò il mio amico non sta facendo... Cioè, mio amico, il mio hater non sta facendo niente. No, non ci credo, mi ha killato. Guardalo, guardalo. Uno contro uno contro Edgar. Il problema è che Edgar ha 17 power up. Per fortuna che se n'è andato. Ah dai, almeno è abbastanza intelligente da aspettare mentre respawno. Provo a lanciare una trappolozza di là. Il problema è che ora non posso più rischiare, perché non ho power up rispetto agli avversari. Qualcuno ha preso la trappola, era Edgar. Purtroppo non gli abbiamo fatto nulla. E guarda lui come si arrabbia. Ma perché, scusami, tu cosa stai facendo in questa partita? Guardalo lì, ottima la mia kill, grazie alle mine piazzate super bene. Il problema è che siamo ancora 3 squadre, ma com'è possibile? Scontro finale, guardalo lì, vai che lo killo. Sì, ho killato Edgar, non ci credo. Guarda qui, no, let's go. Mi porto a casa la partita con il mio hater numero uno. Ma stai scherzando? Lui ovviamente scrive, ah, se non ci fossi io. E io gli rispondo, ho giocato solo io. Effettivamente è così, non so quante kill ho fatto. Ma ha ha ha, rivedi il replay, io cercavo di allontanarmi il più possibile da te. Beh, me ne sono accorto, non mi supportavi per niente, sei bravo solo a camperare. E tu sei bravo solo a dire c***o. Moderiamo i termini. Comunque, vuoi entrare nel mio club di Brawl Stars? Ah, perché che club c'ha questo qui, scusami. Vediamo il suo fatico.
Kazu ti odio! Ed è il presidente! Ma stai scherzando? In questo club entrano solo persone che odiano Kazuo-san. Se lo odi sei il benvenuto, se lo segui invece *** un sacco di parolacce. Poi tra l'altro 25.000 trofei e ci sono solo due persone. Scusa, puoi dirmi il nome del clan che sarei interessato ad entrarci? No, ma come vuoi? Sarei interessato nel clan Kazuo ti odio. Com'è che si chiama? Ma vai via! A parte che non c'è manco i trofei. Ma sei serio? Giochiamo un amichevole in Arraffa Gemme. Vediamo un pochettino di che pasta è fatto. Per darti un minimo di vantaggio, ma se preferisci facciamo foot brawl. Vantaggio a me? Vabbè, meglio che non parlo. Scegli qualsiasi censura, non so che cosa ha scritto, modalità vuoi. Ok, ho appena creato la stanza amichevole e l'ho invitato. Il problema è che questo ci mette 30 anni, infatti gli ho scritto: dai su, muoviti. Tante censure, quindi sicuramente una parolaccia, un insulto nei miei confronti. Sei tu che ci metti 6 ore a decidere la mappa. Bah, e su, metti pronto. Ecco, ok, ci siamo. Kazuo-san, massima concentrazione. Tra l'altro stiamo giocando anche con dei bot. Io ovviamente ho scelto il signor Francuccio. E ho in squadra la carissima Emz e Lu. No. Ok, è molto complicata la situazione. No! Scontro! Uno contro uno, non ci credo, mi ha killato. Ah no, in realtà mi ha killato il bot. Quindi questo vi fa capire quanto il bot sia più bravo addirittura di lui. Allora, prova ad avanzare da quest'altra parte. Una bella super da parte di Kazuo-san. Il problema è che mi killano sempre. No, mi ha killato lui, non ci credo. No, non segnare. Oh mio Dio, cosa ha sbagliato? Cosa appena sbagliato? Mamma mia, che pirra. Che pirra, no. Vai, avanza Kazuo-san. Mi sto fomentando un pochettino troppo, mi sto fomentando troppo, ma si continua ad avanzare. Cioè ha fatto un errore assurdo e io me la rido tantissimo. Ok, perfetto, l'abbiamo killato. E adesso Emz, per favore, so che sei un bot, ma passami la palla. Grandissima Emz, let's go. Ecco cosa succede quando provi ad insultare Kazuo-san, che poi mi arrabbio e vieni battuto. Ok, perfetto, aspetta, fermo. Una bella super da questa parte. Perfetto, li ho stunnati, ma mi hanno killato. Sì, mi ha killato proprio lui, schifo Kazuo-san. E sta provando ad avanzare questa volta da questa... Oh cavolo, è difficile raga, è difficile. Perfetto, grandissima Emz. Il problema è che ci stanno pressando davvero tantissimo gli avversari, ma sono più i bot che pressano che lui con Eugenio. Vai così, perché lo facciamo fuori. Perfetto, la remontata. Attenzione, il contrattacco da parte di Kazuo-san. Abbiamo anche la super, prova ad avanzare da quest'altra parte. No, cosa ha fatto Emz? Let's go, ci portiamo a casa la partita. Ho fatto anche il migliore. E ovviamente vi faccio tante grosse risate. Vediamo che scusa si inventa. Ma dai, ma che culo che hai? Stai per caso rosicando? I miei bot non facevano un c***o. Hai sbagliato a porta vuota però, Mi aveva chiamato a telefono mia mamma. Se vabbè, mo partiamo proprio con le scuse uniche. Vabbè bimbo, non esultare. Ora ti sfido in uno contro uno. Ok, non ho paura. Vado a disattivare tutti i bot e vediamo chi vince. Sono prontissimo. Io gioco con Pam, lui gioca con Stu. Stiamo all'interno di Arraffa Gemme. Mi raccomando Kazuo-san, massima concentrazione. Voi se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace, così mi supportate e riesco a vincere contro Later. Guardate quanto è aggressivo raga. No vabbè, Pam è troppo lento rispetto. No vabbè, non ci credo, questo qui mi può battere. Sono abbastanza certo che questo qui. Cavolo, non ci credo, che figura. Guarda come spinna. Sta anche spinnando, guarda come insulta. Sì vabbè, allora vieni di qua. Inutile che provi a spinnare perché non è stata ancora detta l'ultima. Cavolo, ma è troppo più avvantaggiato rispetto a me, non ci voglio credere. Allora Kazuo-san, concentrazione. Innanzitutto gli disattiviamo la torretta. Prova ad avvicinarmi da quest'altra parte e mi riprendo le gemme. Let's go. Piazziamo una bella torretta di qua, così possiamo camperare da quest'altra parte. L'abbiamo recuperata. Ok. No, fermo, dove vuoi andare? Adesso con la torretta sarò sicuramente più avvantaggiato. Prova ad usare il gadget. Perfetto, l'abbiamo fatto fuori. Vabbè dai, sì, buttiamogli giù anche la torretta. Ed è partito il conto alla rovescia. E io me ne vado in basso a camperare. No, non farti vedere Kazu. Non farti vedere, anzi sto scherzando. Me ne vado in alto. Guarda, non so dove sono. Non ci credo. E let's go.
ci portiamo a casa la partita. Ciao ciao, bello. Ora che scusa ti inventi? Sentiamo le cavolate che dice. Mi hai rotto, hai scelto la mappa giusta per te. Sì, vabbè, quante scuse. Stavolta chi ti ha chiamato al telefono? Vediamo, adesso dirà sì, mi ha chiamato mia madre al telefono, per questo ho perso. Ma cosa fa? Appena insultato mia madre. No, guarda, io non voglio avere più nulla a che fare con questo. Voi scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice Kazu, KAZU. Oppure cliccate il logo di Brawl Stars qui a schermo. Ciao.